I carabinieri del comando provinciale di Sassari, nella serata di mercoledì, hanno arrestato un allevatore 55enne di Chiaramonti, condannato definitivamente alla pena di 3 anni e 7 mesi per produzione e traffico di sostanze stupefacenti da scontare nel carcere di Sassari. Lo stesso era stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Nulvi nell'ottobre del 2008 in località Lavrone di Chiaramonti a coltivare una vasta piantagione di canapa indiana. E sempre i carabinieri del comando provinciale di Sassari, nella serata di mercoledì, hanno arrestato un bosniaco 40enne domiciliato presso il campo nomadi, sorvegliato speciale, sorpreso in piena piazza Castello in Sassari in violazione delle prescrizioni impostegli. Ancora i carabinieri del comando provinciale di Sassari, sempre nella serata di mercoledì, hanno arrestato un pregiudicato 41enne di Sassari in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sassari, in quanto ritenuto responsabile in concorso con altri soggetti da identificare del furto all'Avis di Senori del 9 novembre 2012. Le indagini dei carabinieri della stazione di Senori hanno consentito di individuare uno dei responsabili del furto di generi alimentari destinati alla beneficenza e custoditi presso l'Avis. L'arrestato è stato condotto nel carcere di San Sebastiano. Una videomostra itinerante che racconta la storia degli orti sassaresi. Un'insolita esposizione, almeno per quello che riguarda la location. Infatti, le immagini che raccontano la vita, i miracoli e la morte degli orti sassaresi saranno proiettate sugli autobus di linea della ATP. L'evento rientra nell'ambito delle iniziative che faranno da cornice ai festeggiamenti del gremio degli ortolani in onore della Madonna di Valverde. Il progetto, realizzato anche grazie alla preziosa documentazione raccolta negli anni dal direttore dell'archivio storico comunale, il dottor Paolo Cau, è stato presentato nei giorni scorsi nella sala Gesuino Porcu della sede dell'azienda Trasporti Pubblici. Erano presenti lo stesso dottor Cau, il presidente della ATP Nardo Marras, l'assessore comunale alla cultura Dolores Lai e Giovanni Ruiu, presidente del gremio degli ortolani. A dimostrazione del fatto che la vita del gremio non si esaurisce solo con la Faradda, ma è ricca di iniziative che coinvolgono l'intera cittadinanza tutto l'anno. La mostra sarà fruibile per tutto il mese di aprile, ma non è escluso che possa essere riproposta in altre date. Questa è l'Ipasia sassarese, dove ci sono tutti i prodotti nostri stagionali, che è molto importante. Non sono prodotti che vengono né dalla Spagna né da tantomeno da altre parti. Noi, l'intenzione nostra è quella di valorizzare il prodotto autoctono. Quindi noi faremo il possibile, dove sarà possibile, i nostri autisti non è che daranno informazioni perché non riusciranno a vedere perché ce li hanno alle spalle, però sono convinto che anche loro saranno poi testimoni di quelle che sono le reazioni che ci saranno. La Madonnina di Valverde, patrona del gremio degli ortolani, di cui in questi giorni si celebra la festa grande, ieri nella sagrestia della chiesa di Santa Maria di Betrem è stata preparata per la processione di domenica. Dopo la vestizione, il simulacro della Madonna è stato posizionato sull'altare maggiore. Domani il gremio si riunirà nell'abitazione dell'obriere maggiore Giuseppe Frigau e successivamente andranno in processione per il centro storico accompagnati dalla banda Città di Senori diretta dal maestro Giuseppe Ruiu. Nella chiesa di Santa Maria saranno recitati i vespri e la Santa Messa per poi far ritorno nella casa dell'obriere maggiore. Domenica alle 11, dopo la messa celebrata da padre Roberto Sardu e accompagnata dal coro Laudate Benedicite, si procederà al suggestivo rito dell'intregu, il passaggio di consegne tra il vecchio obriere Andrea Salvatore Casu e il nuovo Giovanni Antonio Dettori. La sera ci sarà la solenne processione, alla quale partecipano tutti i gremi. La Madonnina di Valverde sarà portata in processione per l'appunto per tutto il centro storico dalla Confraternita dei Servi di Maria, sino ad arrivare alla chiesa di San Francesco e rientro nella chiesa di Santa Maria di Betlem. Al termine ci sarà la benedizione da parte di padre Costantino Piras. Ai nostri microfoni Giovanni Ruiu, presidente del gremio degli ortolani. Giovanni Ruiu, presidente del gremio degli ortolani. Siamo qua oggi per la vestizione della Madonnina di Valverde. Sì, come ogni anno il gremio degli ortolani ha il compito di vestire la Madonna di Valverde. Un tempo ci lo dedicavano questo evento alle suore di Sant'Agnese di Aurelio Saffi. Oggi purtroppo per scarsa possibilità da parte delle suore lo fanno le nostre donne. È una tradizione plurisecolare che il gremio da anni assolve in maniera dedita alla Madonna di Valverde, che poi procederà ai suoi eventi con sabato, che sono i vespri, domenica con l'intregua e la processione e lunedì con la messa in onore dei nostri defunti.
Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Telegin Radio. Prima di incominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci e prenotare il vostro intervento in trasmissione, o www.telegi.tv se invece volete spaziare, volete vedere anche i nostri contatti che ci sono all'interno del sito, ma soprattutto se volete rivedere le nostre produzioni, il nostro telegiornale. E a proposito di questo, prima vi dico che oggi è San Vincenzo Ferré sacerdote, che il sole è sorto alle 7.02, tramonterà alle 19.54, la luna leva alle 4.01, cala alle 14.59, luna calante. Allora, vi dicevo, attraverso il sito potete intanto riguardare appunto i nostri notiziari, ma soprattutto potrete rivedere quelle che sono le nostre produzioni. In questi giorni appunto potete rivedere quelle le processioni della Settimana Santa, quindi la Confraternita dei Santissimi Misteri, la solenne processione per le vie della città del 26 marzo e la Confraternita del Santissimo Sacramento della processione della Madonna Addolorata per le vie della città del 27 marzo, l'Arciconfraternita del Sacro Cuore del Gonfalone, messa in cena Domini e lavanda dei piedi del 28 marzo scorso, e nella Chiesa della Santissima Trinità la deposizione del Cristo morto del 29 marzo. Questo attraverso il nostro sito www.3g.tv. E insomma, a proposito anche di questa di queste nostre produzioni, se avete per caso qualche parente fuori che insomma quindi si è perso la Settimana Santa in città, inizi della Settimana Santa in città, approfittatene, diteglielo, fateglielo sapere, così visto che se li è persi in qualche modo in diretta può guardarli attraverso il nostro sito www.3g.tv. E a proposito del nostro notiziario, come ieri avete visto, si è arricchito di una nuova rubrica, si chiama 3 minuti con, attraverso la quale potrete rivedere quelle che sono le chicche del folklore sassarese che tanto ci piace, tanto ci fa piacere riguardare. Quindi mi raccomando, folklore sassarese, ma non solo, quindi www.telegi.tv potrete rivedere anche la rubrica. Come avete visto oggi, c'è una new entry nella nostra coreografia, nella nostra scenografia, c'è una macchina da cucire che abbiamo tirato fuori dal nostro museo del giocattolo. Questa è del 1950, sostituisce il nostro paperino, l'abbiamo mandato un po' a riposo, e quindi mi raccomando, guardateli perché sono sempre dei bei giocattoli da vedere. Io vi ringrazio come sempre. Prima di chiudere però devo fare gli auguri a signora Pietrina, la moglie del nostro Alfredo Nieddu, che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti baci signora Pietrina da tutti quanti noi, la chiamiamo affettuosamente zia Pietrina, quindi un bacio a zia Pietrina da tutto lo staff di TeleG, naturalmente un buon compleanno e come sempre festeggiate in amore e in armonia come solo voi sapete fare, perché io vi vedo e siete bellissimi, che ancora dopo 59 anni, come dice signor Alfredo, si tengono sempre per mano e si guardano innamorati come il primo giorno, e questa credo che sia una cosa fantastica, magari ad arrivarci. E insomma, buon compleanno signora Pietrina, e buon compleanno anche a Cristian, che oggi festeggia anche lui il suo compleanno. Grazie a tutti e alla prossima, ciao.
Il lago del Coghinas è il secondo lago artificiale della Sardegna e ha una capacità di 254 milioni di metri cubi d'acqua. Osservando il lago dal Ponte Diana, sul ramo est subito dopo Oschiri, nella strada che porta a Tempio Pausania, possiamo ammirare le suggestive rocce di Pedredu, sul Rio Manno. Quasi tutto il perimetro del lago è percorribile a piedi, salvo le zone con fitta vegetazione, che si incontrano specialmente nel settore occidentale. Circostante comprende la zona forestale di Badde Puzzone, dove sopravvive un lembo di foresta di leccio. Domenica 7 aprile, tutto moto tour, ore 8:30, ritrovo e colazione in concessionaria, ore 9, suddivisione in gruppi e partenza per il tour, pranzo a Sant'Anna, Siniscola e rientro in serata. Sarà l'occasione per provare i nuovi modelli Honda con gli istruttori di guida del settore tecnico mototurismo Xen. Il salotto di TeleG conduce Daniela Amadori. Ospiti in studio Ignazietta Carta, in arte Marta DJ e Icori Bicchesu, speaker sportivo. In onda oggi alle 21, domani a 12:30, domenica alle 16 e alle 23. È possibile visionare tutti i nostri TG, informazione e approfondimento sul nostro sito www.teleg.tv o sulla nostra pagina di Facebook TeleG Sassari. TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 16, dalle 18:30 alle 20:45, dalle 22 alle 23:30.